diciamo che prima della fine dell'anno accademico mettono a posto il proiettore. Ma stavo guardando l'aula quando l'anno scorso, verso febbraio, venimmo a vedere quest'aula, mancava completamente la lavagna centrale e le due lavagne laterali erano tutte in alto, quindi partivano a questa altezza in soffitti. Quindi io sono arrivato a scrivere qua, ma dei colleghi e delle colleghe che avrebbero scritto due righe di lavagna, neanche. Quindi è stata modificata durante l'estate per noi. Stavo fuori, l'avete saputo che c'è stata anche una diatriba su quest'aula perché ha 140 poste sedere, ma quella che laggiù è indicata come uscita di sicurezza non era norma e quindi avevano limitato l'ingresso a 50 persone. Non riuscivamo a fare lezione con un'aula che era certificata per sole 50 persone. Allora, la settimana prima dell'inizio dei corsi c'è stata una serie di scambi di mail abbastanza decisi e accesi per dire dove facciamo lezione. È successo una cosa. Noi siamo sempre stati vaganti perché siamo giovani e non abbiamo aule veramente nostre, come altri dipartimenti di scienze, ma d'altronde astronomia c'è da tre secoli, matematica si è separata dall'astronomia da più di un secolo, quindi hanno fatto in tempo ad avere delle strutture. Vi assicuro che quando c'era in aereo informatica non c'era. E allora andavamo a fare lezione, siamo andati anche a odontoiatria un anno a fare lezione che è in via San Vitale, e una mattina per un qualche problema tecnico l'aula era chiusa e non si riusciva a fare lezione e non c'era nessuna previsione su quando l'aula sarebbe ritornata disponibile. Era in corso d'anno accademico, mi ricordo allora gli studenti del terzo anno di informatica andarono tutti da via San Vitale, in via Zamponi 33, salirono lo scalone del rettorato, gentilmente chiese al rettore dove andiamo a fare lezione, saltò fuori un'aula, ma d'altronde è vostro diritto avere aule per fare lezione, se succedesse mai che non c'è disponibile un luogo dove fare lezione, siamo con voi a chiedere che questo, un luogo decente dove fare lezione, sia a voi garantito. Vediamo il concorso della giornata. Cosa rappresenta la mia cravatta? Chi la riconosce? Cosa? Non ho capito. Amsterdam. No, sbagliata città. Neanche? No, è in Europa. Dublino. No. Ma nessuno di voi ha mai visto Parkwell a Barcellona? Queste sono le terrazze di Gaudí al Parkwell di Barcellona. Ok, va bene, parentesi culturale finita. Altro posto vi invito ad andare perché abbiamo tanti bellissimi posti in Europa. Se poi andate a Londra, come vi ho consigliato l'altra volta, scoprirete un atto di civiltà estremo. Provate ad andare alla National Gallery, British Museum, The Science Museum e scoprirete che l'unica cosa che trovate è un box con scritto offerta libera. Biglietti, code, offerta libera. Grande segno di civiltà. Speriamo che lo capisca anche da noi. E avete domande? Sono i 45. Dove richiesta di chiarimento sui risultati non correlati più alla cravatta ma ai sistemi operativi? Ok, allora andiamo avanti a parlare del linguaggio C. Cos'è un puntatore? Un puntatore non è altro che una locazione di memoria che mantiene l'indirizzo di una variabile.
e se voi avete una variabile e mettete l'operatore prefisso e commerciale ampersand, ottenete l'indirizzo della variabile. Ampersand x significa l'indirizzo della variabile x. Quindi lì, se quella è la variabile x in memoria, in p verrà messo, vedete che c'è quella indicazione che dice punto d'ingresso, il primo byte della variabile x. Se la variabile x è ampia n byte, quell'indirizzo che viene messo è il primo e poi si espande verso gli indirizzi più alti. Se dichiarate un oggetto di tipo int asterisco, significa che quell'oggetto è atto a contenere il puntatore a un intero. Qualsiasi tipo abbiate per le mani, tipo asterisco p significa che quello che avete è il puntatore al tipo. Vabbè, un po' di esempi, ma questi li vedete voi. Qui si fa lo scanf e invece di passare ampersand x viene passato più 1 che ha il valore di ampersand x. Passare per indirizzo in C significa passare per valore l'indirizzo della variabile. Viene sì fatto una copia dell'indirizzo, ma quando viene usato l'indirizzo, ossia che si usi la copia originale dell'indirizzo o la seconda copia dell'indirizzo, non importa. Se il primo dice la variabile è l'indirizzo 1000, viene copiato, c'è un'altra variabile che dice è all'indirizzo 1000, quando l'ho usata andate all'indirizzo 1000. Ok. Attenzione che i puntatori non inizializzati sono, portano a segmentation fault, se vi ha fatto bene, portano ad accedere accidentalmente dei dati corretti se vi ha fatto male, quindi non vi accorgete neanche che c'è l'errore e come solito C non vi avverte. Vabbè. È possibile usare il puntatore per accedere al contenuto delle variabili, come se avete un puntatore, se fate asterisco puntatore accedete alla variabile. Quindi per esempio a sinistra m uguale a 3, n, p, p uguale ampersand m, quindi p contiene l'indirizzo di m, n uguale ampersand p, a questo punto a n viene assegnato 3, perché puntato da p, P contiene l'indirizzo di M, quindi il puntato da P è M, viene preso il valore di M. Voi lo sapete che il segno uguale in C è un assegnamento e quindi non ha nulla a che vedere con l'uguale che abbiamo in matematica. Per esempio, da noi non c'è proprietà commutativa. Quelli che, anche quando studierete, spero che lo studierete un giorno, creazione dei compilatori, vedrete che quello che sta alla sinistra dell'operatore di assegnamento viene chiamato valore, L valore, e quello che sta alla destra è R valore. R valore è veramente un valore, L valore è un riferimento, perché a destra si calcola un valore e si assegna alla variabile riferita dal valore, dall'oggetto indicato a sinistra. Vabbè, l'altro è simile. Puntatori come parametri di funzione, a volte occorre che una funzione cambi un valore di una variabile, tipo la scanf. La scanf, vedete che passiamo il puntatore. Se il valore di ritorno è unico, è meglio non utilizzare il puntatore, ma utilizzare il valore di ritorno della funzione. È più chiaro dal punto di vista dichiarativo. Non usate mai le variabili globali, e se dovete proprio passare
parametri da modificare passati in puntatore, perché se usate variabili globali il codice non è riutilizzabile, perché vivi in un ambiente dove esistono quelle variabili globali specifiche. Si dice che la routine ha degli effetti collaterali, side effect, e quindi avendo dei side effect non si riesce a riutilizzare la routine così com'è. La routine non è dichiarativa, una routine dichiarativa esplicita nei suoi parametri tutto ciò che viene preso in input e tutto ciò che è dato in output, quindi potete prenderla così com'è, metterla in un altro contesto e continua a funzionare. Questa è una funzione minimo e massimo, vedete, ha due parametri di ritorno, ancora non abbiamo studiato la struttura, quindi non sapremo come passarne due insieme, e vedete che vengono assegnati il minimo e massimo contemporaneamente. Ecco l'aritmetica dei puntatori. Sui puntatori sono definite delle operazioni aritmetiche. Voi potete sommare a un puntatore un intero, sottrarre a un puntatore un intero o sottrarre puntatore dal computatore. Cosa significa? Se voi sommate un intero a un puntatore, voi volete l'indirizzo di un oggetto che sta n posizioni più avanti nella memoria, e quindi quale sarà il valore dell'indirizzo dipende dal tipo dell'oggetto. Se il tipo è un carattere ASCII, sarà, se voi sommate un certo numero intero n, sarà esattamente un indirizzo più n, viene sommato n. Se è un intero, siccome l'oggetto puntato è un intero, torniamo 32 bit, 4 byte, se sommate n, l'indirizzo verrà incrementato di 4 volte n, perché è andato a puntare all'elemento n elementi più in là. Vedremo fra poco che si possono fare vettori di strutture, una struttura può essere anche un k, 2k, 4k. Quando sommate n, sommate n per l'ampiezza del singolo elemento. Quindi andate a prendere, e si ipotizza che ci sia un array, una struttura lineare di elementi uguali, e andate a prendere n elementi da un lato o dall'altro, potete sommare o sottrarre. Se voi avete due puntatori dello stesso tipo, allo stesso tipo, e li sottraete, vi dà la differenza in elementi fra i due puntatori. Quindi se sono caratteri vi dà la differenza in byte, se sono interi la differenza in voce da 32 bit, se sono strutture lunghe k byte vi dà la differenza in strutture di k byte. È possibile anche fare degli indirizzamenti assoluti all'interno del codice. Vedete, lei scrive star p, no, scusate, quella è un'altra cosa, star p uguale a 123, vuole mettere un elemento del vettore. Voi potreste scrivere p uguale, dovete mettere il cast, se no avete un warning, int star 123. Allora vuol dire che volete mettere un indirizzo assoluto, volete proprio andare all'indirizzo 123. Questo nei programmi normali, nei programmi che funzionano come programmi utenti, è rarissimo. Quando si lavora nei kernel è abbastanza diffuso, dovete accedere alla locazione dove sapete che c'è l'interrupt vector. Come fate? Avete il tipo dell'elemento dell'interrupt vector, create un puntatore e poi gli assegnate l'indirizzo che sapete perché è dato dall'architettura di quel processore. E quindi andate a prendere esattamente ciò che c'è in memoria a quell'indirizzo. Anche il Pascal ha i puntatori, ma queste cose non ve le lascia fare, perché non è stato costruito con questo scopo. E i puntatori si possono anche confrontare. Quindi, se
fatto il compilatore, se voi avete un vettore int v di chiave 10, quando voi scrivete v di 3, in realtà questa è solamente un'abbreviazione. Questo è il puntato W.3, è solo un'abbreviazione, è la stessa cosa, solo che qui ci sono 1, 2 caratteri, qui c'è ancora 1, 2, 3 e 4. Ok? Quindi Kenny decide che non si risparmia 2 caratteri, meglio la forma compatta. Ed è quello che vi stavo dicendo, è proprio qui in questo lucido. Questo vi consente anche, per esempio, di rileggere una parte di un vettore come lo stesso vettore traslato. Vedete qui, ad esempio, P lo ponete uguale all'indirizzo di A di 2, che è la stessa cosa che scrivere A più 2, indirizzo A di 2. A quel punto P e A sono parti dello stesso vettore, ma gli indirizzi di P rispetto agli indirizzi di A sono solo traslati. Va bene, questo fa vedere che è la stessa cosa. Cosa fa questo codice? Questo somma gli interi di un array. Ecco, quando passate un array e volete lavorare con un array di dimensione variabile, la tecnica è quella di passare l'array come puntatore, cioè l'array è il puntatore, e usare e accedervi come fosse un array, ma a questo punto voi non avete il vincolo di avere l'ampiezza del vettore. E ad esempio quella somma a partire dal centesimo elemento del vettore 50 elementi, ma se volete usare la stessa funzione per sommare un vettore di 10 elementi o un vettore di 5000, non cambia nulla, perché avete passato come puntatore e comunque sia il vettore o una parte del vettore è considerato puntatore. Ricordatevi sempre che un vettore in quanto tale è una costante di tipo puntatore al dato. Il nome di un array da solo, infatti, è l'indirizzo del primo elemento. Se voi avete un vettore, o meglio un vettore A, scrive P uguale ad A, è assegnare una variabile di tipo puntatore intero una costante di tipo puntatore intero, quella del primo. A più è illegale appunto perché è costante, quindi non potete cambiare il valore di una costante. Puntatore. Sì, qui lì fa vedere che non avete inizializzato il puntatore. Altro errore tipico con i puntatori è la memoria. Non so se c'è il video successivo. No. Se voi avete una funzione, ok, fate qualcosa, questo è sbagliato, cioè ritornare l'indirizzo di una variabile automatica, l'indirizzo è valido, ma il problema è che quel valore verrà sovrascritto alla prossima chiamata funzione, è sullo stack, quindi voi andate a passare un indirizzo
ha una locazione di memoria che non è più utilizzata per la variabile x. Ecco, al contrario di altri linguaggi, al contrario di Pascal, al contrario di C++, la locazione dinamica sul heap non fa parte del linguaggio, ma fa parte della libreria. Quindi se guardate lo standard del linguaggio C, queste cose che vi dico in questo lucido non ci sono, perché fanno parte, sono fuori dal linguaggio, fanno parte della libreria. C, vi ricordo, è stato fatto per essere minimale. Anche l'input-output non fa parte del linguaggio, ma è della libreria. Printf non è il linguaggio C, è libreria C. Intanto vi ricordo che nella visione di un processo la sua memoria è fatta dagli indirizzi bassi agli indirizzi alti, dal codice, dati, BSS, poi a partire dalla fine dell'area, non è detto che questo sia indirizzo 0, indirizzo massimo rappresentabile, nella... vedremo anche perché più avanti nei sistemi operativi. In fondo c'è lo stack che cresce a ritroso. Dove vengono messe le variabili ad allocazione dinamica? Vengono messe sull'heap che sta qui e che cresce nell'altro senso. Ok? Ma mentre lo stack è uno stack, quindi per dire non ha buchi, lo stack cresce man mano che chiamate funzioni e decresce man mano che chiudete funzioni. Nelle heap le cose vengono allocate e deallocate dinamicamente, quindi ci sono dei buchi inutilizzati e c'è uno strumento che si chiama garbage collector che si preoccupa di utilizzare come possibile i buchi lasciati da variabili deallocate. Se avete bisogno di una quantità di memoria, avete bisogno di un qualcosa allocato dinamicamente, potete usare la funzione di libreria malloc, memory allocate. Date come parametro l'ampiezza dell'oggetto che volete allocare e vi viene restituito o il puntatore a un'area di memoria adeguata oppure null se per caso avete esaurito la memoria a vostra disposizione. Ricordatevi che malloc potrebbe in teoria anche fallire. Viceversa, free rilascia un'area di memoria che avete allocato precedentemente. Vi faccio notare due cose. La prima è l'uso di void star. Void star, cioè il puntatore a niente, si usa in C come il puntatore generico. Arrivo subito da lei. Come il puntatore generico. Quindi se assegnate un int star a un char star senza mettere un cast, vi dà il warning. Se invece assegnate delle cose a void star o da void star, accetta perché è un puntatore generico. La seconda cosa che vi volevo far notare, ve la faccio notare dopo che lui ha fatto la domanda. La malloc, nel caso in cui fallisce, sì? Si tratta di un errore oppure è un elemento di cui ci possiamo accorgere sulla runtime perché ad esempio in quell'elemento non c'è spazio per arrivare? Non capisco la differenza, cioè fallisce solo runtime e vuol dire che non c'è memoria e se la fa più volte contemporaneamente, ma non c'è memoria per il suo processo, quindi non è che aspettando un attimo e ripetendo la chiamata può cambiare la situazione. Se è in un sistema tipo Unix, Linux, perché vuol dire che hai ceduto quelle che sono le possibilità per il suo processo e ogni processo ha la sua area separata. Prego.
Nella mano, quando si fa un'allocazione, bisogna fare un cast davanti alla mano? È buona regola farlo, ma siccome un wall star non dovrebbe dare warning. Quindi si può fare così. Io volevo chiedere, ma l'altri cioè, libera l'area di memoria di un computatore, ma come fa a sapere quanta area di memoria ha liberato? Questa è la seconda cosa che volevo dirvi. La free libera tutta l'area di memoria che avete allocato quando l'avete allocata, quindi non è possibile fare free parziali. Se avete preso 200 byte non potete arrivare e dire mi servono solo i primi 100, almeno non con questa chiamata, deallocco, o mi servono solo i secondi 100, deallocco i primi 100, ok? Anche perché da qualche parte poveretti i dati li deve tenere. Sapete come fa? Questo è un dietro le quinte. Ha guardato una certa area. In alcune voci precedenti al puntatore che vi ha dato ci sono le informazioni di controllo. Quindi vi dà il puntatore, ma in realtà si tiene una coda prima con le informazioni di controllo. E infatti c'è anche da dire che è abbastanza fragile come meccanismo. Se andate a scrivere in memoria qualcosa di sbagliato, per esempio andate a sporcare questa parte, quando andate a fare la free, rovinate le strutture dati dell'allocatore dinamico e dopo un po' vi esplode tutto, ok? Quindi bisogna stare attenti ad usare dai malloc. C'è anche l'altra parte. Cucù. Vabbè, qui fa l'esempio. Come vedete qua abbiamo messo il cast. Qui viene allocato un intero. In questo esempio tutti gli anni c'è il dubbio, quindi mi sono scordato di cambiarlo quest'anno, spero l'anno prossimo di fare meglio. Lì dice che liberare la memoria è importante, è importantissimo se è una funzione, quindi se è chiamata ripetutamente. Però lì, essendo il main, potrebbe dare allo studente l'idea che se uno non libera la memoria rimane allocata anche se il processo è terminato. No, quando il processo termina libera tutto automaticamente. Lì l'esempio, prendetelo non come un main, prendete che sia una funzione chiamata 100 volte e se la chiamate 100 volte continuerebbe ad allocare. Infatti un errore tipico che si vede nell'uso sbagliato della malloc sono i programmi che funzionano per tanto tempo e man mano crescono la propria richiesta di memoria. Voi scherzate, ma è successo anche in programmi famosi di questo, e quindi si accorgeva che i programmi funzionavano benissimo, ma se si continuava a farli funzionare più di un po' scoppiavano perché non avevano più memoria a disposizione. Prego. Tornando al discorso di prima un attimo, potrebbe in teoria andare a modificare le strutture delle quinte programmando per quando si chiama e poi semplicemente far liberare un numero di parole. Allora, Due risposte. La prima è c'è una chiamata apposta che si chiama realloc, che cambia l'ampiezza dell'area, e ce n'è un'altra che si chiama calloc, che serve per allocare un vettore. Tra l'altro, mentre la malloc vi lascia lo sporco di memoria, la calloc si preoccupa anche di ripulirla. Ma di implementazione dell'malloc non ce n'è una sola, ce ne sono tante, anzi molto spesso si fa la gara e si va a provare quale malloc è migliore per quell'applicazione. Quindi se lei va a mano a cambiare quelle strutture, le funziona con una libreria, poi cambia libreria e salta tutto. Quindi è conveniente mai andare a cambiare le carte in tavola dietro le quinte a mano, ci sono le interfacce apposta. Sì. Quindi non è possibile usare l'aritmetica del puntatore sul puntatore? No, non vuole l'aritmetica del puntatore su dove sta, perché ti dice che non sa quanto è ampio.
però è comodo. Per esempio, ci sono nei sistemi operativi si usano tantissimi dati opachi. Cosa sono i dati opachi? Ah, questo avete già visto. Ponete di avere una funzione che deve fare delle operazioni, ma deve fare delle operazioni, non sappiamo su che tipo di dato, ok? E magari deve chiamare, noi chiamiamo questa funzione che a sua volta ne chiama altre che sono però specifiche per il tipo di dato. Quindi noi passiamo un dato opaco, quindi qua si passa un void star, qua viene chiamata la funzione con il parametro, quindi il puntatore passa così com'è, ma siccome qui la funzione sarà specifica per quel dato, funzionerà correttamente. Un altro l'esempio di questo, che stavolta ho avuto un attimo di più, quindi ho il terminale, lo dico per se ci fosse qualcuno in streaming. Il terminale che uso è mappato su web. Se fate man 3 più sort, vedete questo? Questo è un quick sort generico, funziona per qualsiasi tipo di dato. Voi dite, vedete? Il vettore è di tipo void star, quindi può essere int star, float star, double star, struttura non so cosa star. Dovete dire quanti membri avete, quanti elementi, quanto è ampio ogni elemento, e dovete dare voi una funzione di confronto. E si passa, adesso dopo vediamo, è un puntatore a funzione quella strana scritta, però si passa una funzione di confronto che dice come due oggetti void star vanno confrontati. Ma se è un vettore di interi andremo a mettere una funzione che confronta due interi, se è un vettore di stringhe andremo a mettere una funzione che confronta due stringhe, e così abbiamo fatto la funzione generica, ok? Altro caso molto molto tipico, vi ho detto della struttura a livelli, che si usa in tanti casi, pensiamo ai protocolli di comunicazione, gli strati dei sistemi operativi e così via. Poniamo a questo livello, per una certa funzione c'è, che ne so, per un processo c'è la struttura dati di un processo, per un protocollo potrebbe essere la struttura dati del socket, però io non so come è fatta questa, è una struttura interna di questo livello, il livello di sostanza non lo deve neanche sapere. Quando io dal livello alto voglio chiamare una funzionalità dal livello basso, non c'è problema, chiamo una funzione. Il problema è che cosa succede se invece voglio chiamare dal basso. Per esempio, io voglio, ho un pacchetto TCP/IP, passa lo strato di trasporto, rete, data link, fisico, va bene, tutte le volte chiamo una funzione. Arriva un pacchetto, lo devo chiamare una funzione del livello, di questo livello, ma questo sono le funzioni del livello più basso, questo no. Si mette la cosiddetta upcall, quando questo parte il regista dice se succede quella cosa, passo un puntatore alla funzione e dice chiamami lì, e per le sue strutture dati lascia dei puntatori void, dice tu non sai che cos'è, ma quando mi chiami dimmi 42. Quando lo richiami, 42, lo sa che cosa vuol dire 42, anche se questo non lo sa. Passa un void star e questo poi lo interpreta come vuole. Poniamo che un nuovo implementatore dice questo strato mi piace, questo lo voglio fare completamente diverso,
cancella questo, me ne fa un altro, la struttura della diversa, dice dimmi 44, lui dice 44 funziona uguale, ok? Quindi puntatori generici. Avete già studiato i livelli delle isoasi, coerenti? Sapete come si fanno a ricordare? Com'è? La volta ci sono gli affezionati che si ricordano, quindi vuol dire che serve. Voi dovete pensare a una società che si chiama Pedante SPA. Ok, come sapete le alti, ma con pena le retica laggiù, voi l'avete studiato a scuola? Marittime, cozze, crai, pennine, le fontine, retiche, carniche, giulie, tutte le nostre alti. Questo serve per physical data link network transport session presentation application. Ok, con Pedante SPA vi ricordate i 7 livelli dell'oggi, va bene? Allora, questo rispondeva a una domanda su Voistar, andiamo avanti. Per ogni malloc ci deve essere una frame, e ce ne deve essere una. Altro errore madonnale, avere una malloc e fare due double free, due volte la free sullo stesso dato. Cioè, alla fine l'allocatore gestisce delle liste. Pensate che cosa succede se voi prendete un elemento e lo aggiungete due volte in una stessa lista, che mette in loop i puntatori. Quindi non è possibile allocare un blocco di memoria già deallocato parte di un blocco di memoria. Esiste la realloc che cambia la dimensione. Attenzione alla realloc. Nello specifico c'è scritto non è detto che mantenga lo stesso indirizzo. Quindi vi riallocca l'area. In particolare se tentate di ampliare l'area tipicamente vi sposta l'area in un'altra. Quindi se avete delle variabili puntatori che puntano a quel dato, possono puntare a vanvera, perché in realtà puntano a un dato, voi gli spostate il dato da sotto e quindi diventano invalidi. Vabbè. Sì? Allora, ho tre risposte per lei. Allora, la prima è, Rich dice non ci vogliono delle complessità nascoste, quindi non occorre che non ci sia nulla che funziona all'insaputa del programmatore. Quello che lei mi dice implicherebbe nella presenza di codice nascosto. La seconda è, ma talvolta è utile. E allora uno può linkare delle versioni della malloc fatte apposta per il debugging, però lo sa e lo fa apposta quando uno non sa più che pesce pigliare, perché in un punto critico il programma si incasina. Allora dice vabbè, andiamo a vedere se la gestione della memoria dinamica della memoria della malloc ha qualche guaio. Allora si linkano le versioni debugging e gli vengono fatti controlli, ma il programmatore lo fa esplicitamente. Non mi ricordo qual era la terza risposta che volevo darle, mi verrà in mente. Ok? Sì, ma va bene, le due risposte sì, va benissimo, però nel caso, visto che
Sì, sì, ma programma che siamo molto con molte difficoltà, ci può essere qualche problema e poi a livello di debugging può anche se succede una cosa del genere, non c'è un costruttore del sistema operativo che blocca questo tipo di sì, no, c'è cioè, segmentation fault, da quando si arriva a per il kernel riceve delle richieste in aree di memoria che non sono ammesse, lo segnala al programmatore e chiude tutto, cioè i kernel sono sicuri da questo punto di vista. Un processo può suicidarsi volontariamente o involontariamente, ma non fa danno ad altri, ok? Questo è il crivello di Eratostene. Sapete come funziona il crivello di Eratostene? Serve per trovare i numeri primi. Prendete praticamente un insieme, metteteci tutti i numeri da alla fine ci interessa dal 2 fino al numero massimo che volete. Poi prendete il numero minimo che avete, 2, tenete 2, togliete tutti i multipli di 2. Poi trovate il numero minimo fra quelli che rimangono, trovate 3, e togliete tutti i multipli di 3. Il 4 avete già tolto, 5, così via, avete tolto il 6, 7, avete tolto l'8, il 9, il 10, arrivate all'11 e così via. Vediamo come è fatto qua. Vogliamo trovare tutti i primi fino a n, quindi allochiamo e qui lo facciamo con un char star, cioè mappiamo gli insiemi come si dice vettore caratteristico, e lo facciamo di caratteri invece che booleani. Vettore caratteristico vuol dire dove c'è un elemento per ogni elemento dell'insieme universo, dove c'è 1 vuol dire che l'elemento appartiene all'insieme, dove c'è 0 vuol dire che l'elemento non appartiene all'insieme. Inizialmente mettiamo tutti a 1, significa tutti appartengono. Per definizione 0 e 1 non si considerano primi. E partiamo da 2. Ora che cosa facciamo? Questo in realtà lo fa all'inverso, parte da 3 fino a m, poi va a ritroso, vedete, parte 3 fino a m. Se guarda 3 e poi va da 2 fino a -1 e dice il modulo del numero che sto considerando è quello nel loop è 0, cioè vuol dire è un multiplo intero di un numero che ci ha considerato. Se sì, metto a 0 e accendo stop in modo da non fare dei loop ulteriori. Quindi se prendo un pari, mettiamo che m sia anche 1000, arriviamo a 128, quando vado a fare 2 dico è multiplo di 2, quindi lo butto già via. Se invece arrivo in fondo al loop senza averlo messo a 0, ovviamente rimane ad 1 e quindi vuol dire che prima alla fine stampa i numeri primi. Quindi questo è, se volete, un crivello al contrario. Sapete cos'è un crivello nella vita di tutti i giorni? Un setaccio. L'idea è, sapete cos'è un setaccio? Okay. Come la farina. Se cade la farina e si tiene la crusca, se poi rimettete la crusca fate le cose integrali. Va bene. Strutture sono l'equivalente dei record in Pascal, cioè si definisce un tipo che contiene più campi che possono essere tra loro eterogenei. Il vettore è una struttura tutta fatta da campi uguali, invece la struttura ha campi che possono anche essere eterogenei, e soprattutto nel vettore si intende che c'è una ripetizione, quindi ci sono tanti elementi
che hanno logicamente la stessa funzione ma hanno un qualche ordine tra loro, mentre invece qua, anche se campi hanno magari lo stesso tipo, sono funzionalmente diversi. Voi potete fare una struttura che ha vari campi, tutti di tipo intero, uno dice peso lordo, peso netto e tara, ma non è un vettore di tre elementi, perché hanno nella logica del programma tre scopi differenti. È errato logicamente fare un vettore di tre interi e mettere questi, rende il programma meno leggibile. Vedete lì una struttura coordinata che ha due campi. In C quella struttura definisce semplicemente un tipo struttura cord, ma non definisce alcuna variabile. Quindi una volta che avete scritto quello potete scrivere struct cord queste sono tutte cose possibili, definite una struttura cord e contemporaneamente definite due campi first e second che hanno quella struttura, definite la struttura da un lato e poi da un altro definite le variabili, definite la struttura, poi ad esempio fate un type def, questa è la vera definizione di tipo, quindi date un nome singolo che equivale a struct cord. Type def è semplicissimo da operare. Voi mettete la parola chiave type def e usate la stessa sintassi che usereste per definire una variabile. Quello che ottenete, quello che senza type def sarebbe una variabile del tipo t, col type def rappresenta esattamente il tipo t. Quindi se avete un puntatore di vettore a strutture e avete fatto la scrittura, se avete la struttura per definire un oggetto di tipo puntatore di vettore a strutture, se mettete il type def definisce del tipo puntatore di vettore a strutture. Per accedere ai campi basta fare nome della struttura punto nome del campo, quindi first.x identifica il campo x della struttura first, second.x il campo y della struttura second, e così potete usarlo dappertutto. Una cosa potrete trovare nei file.h anche delle scritture fatte così, struct cord punto e virgola. Cosa servono? Di solito quando ci sono queste cose nel punto H servono perché nel punto H ci possono essere riferimenti a struct cord asterisco x, magari come parametro di una funzione, magari come tipo di una variabile globale condivisa. Questo dice al compilatore c'è un oggetto chiamato struct cord, non ti interessa come fatto, ti interessa solo sapere che esiste, ti verrà passato un puntatore a questo tipo. Per avere un puntatore non importa sapere quali sono i campi. Uno avrebbe potuto metterci void e funzionava lo stesso, ma sarebbe stato meno dichiarativo, così chi legge quell'interfaccia sa che lì ci vuole un oggetto che ha la valenza di una coordinata. Quando assegnate delle strutture, assegnate l'intera struttura, cioè viene copiata l'intera struttura. Ok? Quindi, se passate una struttura come parametro a una funzione, voi ottenete una copia dell'intera struttura.
Questo può essere comodo se volete avere una copia locale, può comportare uno spreco di tempo se la struttura è particolarmente ampia e viene copiata. Quindi se la struttura è particolarmente ampia potete passare il puntatore. Uno dice, ma poi con il puntatore rendo modificabili i valori della struttura, potete passare un puntatore e mettere la parola chiave const per dire ti passo il puntatore, ma mica la puoi cambiare, ok? Le variabili non primitive in Java sono di tipo reference, quindi se lo confrontate con Java, Java non ha praticamente le strutture ma le classi. Quando passate un oggetto vi viene passato per puntatore, per riferimento, non come qua per valore. Le strutture possono essere annidate, per esempio un rettangolo. Un tipico modo per rappresentare un rettangolo è dare due vertici opposti, top left e bottom right. A dire il vero, quando danno le coordinate sullo schermo danno bottom left, top right, però lo stesso. Ok, e a questo punto avete per accedere al campo della struttura, dentro la struttura, nidificate l'operatore punto. Va bene, qui fa vedere che fa il calcolo della lunghezza, fa il calcolo dell'area di un rettangolo. È possibile aggiungere un array in una struttura. La struttura può avere come campo un array. Qui fa l'esempio di una rubrica telefonica con nome, cognome, family name e indirizzo e telefono. E qui fa un po' di lavoro, di esempi. Inizializzazione. Voi potete inizializzare i campi di una struttura in quel modo e vi vengono inizializzati in maniera ordinata i campi. Nei ANSI C più moderni è possibile anche scrivere delle cose tipo MySale uguale punto customer uguale punto item uguale, in modo che potete andare a assegnare i campi anche in ordine diverso da quelle che sono definiti. È anche più dichiarativo, uno sa che valore ha quella cosa. Potete fare, se dovete inserire una struttura di date, nidificate le parentesi graffe. Va bene, un po' di puntatore della struttura. Sono molto comune il puntatore della struttura e c'era un problema di priorità degli operatori, perché per scrivere vedete, il puntato da P, il campo price dell'oggetto puntato da P, bisognerebbe scrivere aperta tonda asterisco P chiusa tonda punto price, che è due volte scomodo. La prima volta scomodo perché sono quattro caratteri,
La seconda volta scomodo perché dovete fare maiuscolo e minuscolo, perché le parentesi all'asterisco sono maiuscole e il nome della variabile è tipicamente minuscolo. Allora cosa hanno fatto? Hanno messo un'abbreviazione di questa scrittura che è meno maggiore, si fa la freccetta, dà anche l'idea, cioè il puntatore prende il campo price del puntato. Io vi avevo parlato di Pascal, mi avete detto che Pascal l'avete visto al primo anno? Qua. Un altro commento che fa Ricci a Virs è quello che il Pascal ha la priorità degli operandi sbagliata. In Pascal, se dovete fare due confronti con un n mezzo, un'ora e mezzo, quindi una composizione logica, dovete metterli fra parentesi perché sennò ve li associo male. Invece in C potete direttamente mettere i confronti con in mezzo l'operatore logico, i confronti hanno una priorità superiore all'operatore logico e quindi è molto più comodo da questo punto di vista. Bello questo. Prendiamo due oggetti e quindi mi fa vedere che la malloc vi alloca due strutture. Avete una struttura part star P, una struttura part star Q e voi avete P e Q che vengono assegnati a due oggetti allocati dinamicamente. Poi dite il punto puntato price 199 e poi strcopy la funzione di libreria che copia una stringa. Vi ricordo che, non so se l'abbiamo visto, comunque se no ve lo dico, ve lo dico ora, le stringhe in C non sono altro che vettori di carattere. L'unica caratteristica riconosciuta dal linguaggio, no, dalla libreria, è che le stringhe usano il carattere 0 come terminatore della stringa, è l'unica caratteristica che hanno. La strcopy è questa. Strcopy star S, si può scrivere in mille modi diversi. Uno è questo. Compatta
niente, sono andato avanti erroneamente, adesso torniamo indietro, perché mi dovevo far notare, salto la pagina. Vedete, star Q uguale star P, asterisco Q uguale asterisco P, copia l'intera struttura. E quindi voi avete due strutture diverse, staccate, che hanno gli stessi valori. Quindi copia sia prezzo sia codice. Quando faccio Q uguale a P, io ottengo due puntatori che puntano alla stessa struttura. Quindi se io mi manca il bastone dell'altra aura, se io subito dopo quell'assegnamento fa due con gli asterischi stampassi P e Q, troverei gli stessi valori in P e Q. Se dopo l'assegnamento successivo torno a chiamare la stampa, ottengo la stessa cosa, ma anche se in output è la stessa cosa, logicamente è diverso. Prima ne ho due le strutture, una ceduta da P e una ceduta da Q, sono due cose diverse. Dopo il secondo assegnamento ho tutte e due accedono a P, sia che lo chiami come P sia che lo chiami come Q, perché ho assegnato il puntatore. Allora a questo punto, quando faccio free P, va bene, quando faccio free di Q, io sto riallocando nuovamente P, perché ho assegnato il puntatore. Qui è sbagliato il codice, rimarrebbe vagante allocata e non so più dov'è. Quindi qui una cosa del genere non è mai da fare. E se avessi usato le star nell'assegnamento non ci sarebbe stato questo problema. Togliete la terz'ultima riga ed è corretto. Ok? È la terz'ultima riga qui che rompe il programma. È possibile allocare degli array di strutture e gli array di strutture si usano come tutti gli altri array. Ok? Quindi potete fare ptr di.price. Potete usare l'aritmetica dei puntatori. Come vi dicevo prima, a questo punto sommare o sottrarre degli interi significa spostarsi dell'ampiezza della struttura. Potete avere dei puntatori come membri di una struttura, anzi potete avere puntatori alla struttura stessa come membri di se stesse, e questo tipicamente si fa per le strutture dati. Questa è una lista, vedete che ha la struttura nodo, la struttura l'intero dato, data, e un puntatore al prossimo, e il prossimo è di tipo struttura nodo. Quindi lì a mano costruisce tre nodi e li mette in lista fra loro. Ecco, il puntatore vuoto, che di solito si usa come marcatore della fine delle strutture dati, in C si chiama null. Se lo andate a vedere, in realtà è 0 con il cast a void star, ma non poco importa, nelle strutture bisogna chiamarlo null come puntatore. Oh, stampa questo, andiamo a vedere. Abbiamo due libri, A e B, B.price è così, che mettiamo B.name, poi scriviamo A uguale B, poi facciamo questo facile, strip copy, B.name, Unix handbook, a questo punto stampiamo A.name e B.name. Lo stampo.
stamperà come A C handbook e come B Unix handbook. Andiamo a vedere questo. Ecco, ah, bello questo. Qui abbiamo due strutture, mettiamo qui punto price, ma invece di avere un vettore all'interno della struttura abbiamo un puntatore a caratteri e allochiamo un'area di 50 elementi dove mettiamo C-handbook e poi mettiamo A uguale B, ma stavolta A uguale B copia le strutture. Quanto è ampia quella struttura book? Se fate size of book in una macchina 32 bit, quanto vi aspettate che sia ampia? Quanto? 9. 9? 4 per il float, 4 per il star star, più 1 per tutto quello che si può dire, che comunque la tiene. 8, tu hai l'1. Sapevo che uno lo tenesse il... No, sono 8. 4 per il float e 4 per... 4 per il float e 4 per il star. Quindi quando faccio A uguale assegno ad A assegno B, io assegno 8 byte. Quindi assegno il puntatore a una area di memoria dove c'è scritto C handbook. Se questa volta scrivo Unix handbook, il risultato sarà che saranno Unix handbook tutte e due. La struttura di prima era lunga. Quando era lunga la struttura di prima? 12. Siete sicuri che sia lunga 54? Una macchina 32 bit? In realtà è lunga 56. Perché? Perché la macchina poi non è in grado di indirizzare delle cose che non siano allineata la voce, quindi la riempie la voce. Comunque 54 più allineamento, diciamo così. Le strutture sono passate per valore delle funzioni. Ecco, potete, questo può essere utile, potete tornare una struttura come valore di ritorno di una funzione e questo vi consente di avere delle funzioni che ritornano tanti valori contemporaneamente. Vedete, ad esempio, prima avevamo fatto la min-max e avevamo fatto con due parametri interi e due parametri che erano dei puntatori interi. Noi possiamo avere una struttura che chiamiamo coppia di interi con due campi min-max e possiamo far ritornare la coppia di interi. Ecco, le unioni le unioni sono sinteticamente simili alle strutture, quindi dal punto di vista sintattico, per vedere come si scrivono, la sintassi è la stessa, basta cambiare la parola structure S-Q-R-T con union. Qual è la differenza? Se nella struttura i campi sono successivi, quindi sono sequenziali uno dopo l'altro, l'unione li sovrappone. Se i campi dell'unione hanno lunghezze diverse,
cominciano dallo stesso indirizzo e si espandono per lunghezza diversa. Ok? Questo cosa può servire? Ma per esempio potete fare tanti bei giochi. Volete vedere se la vostra macchina Big Endian o Little Endian? Fate un'unione fra un intero e un vettore di 4 caratteri. Scrivete l'intero e andate a rileggerlo come 4 caratteri. E scoprirete due output diversi a seconda se avete una macchina Big Endian o Little Endian. Sapete che esistono Big Endian e Little Endian e sapete che non si può fare una traduzione automatica. Quando si passano, se passate dei dati da macchina Big Endian e Little Endian, non si riesce a fare delle traduzioni automatiche, perché tutto ciò che ha valenza di stringa deve mantenere i byte nell'ordine. Dove ci sono dei campi più ampi interi, float, dovete girare i byte. Quella che sarebbe la struttura più naturale è la Big Endian. Se prendete una macchina Big Endian, prendete il dato, lo stampate e vi viene come ve l'aspettate. Purtroppo la maggior parte dei processori preparati da computer oggi sono Little Endian, perché nell'80-86 era più comodo fare la circuiteria contraria. Si risparmiava silicio, quindi ci teniamo tutte le macchine Little Endian. Ci teniamo le tastiere qua, ci teniamo tante realtà sbagliate della storia. Ok, perché servono le unioni? Ci sono tanti usi, nei sistemi operativi si adoperano tantissimo perché occorre, che ne so, ci sono dei campi che a seconda dell'uso che si fa del campo in momenti diversi hanno significati diversi. Un device che manda una risposta che è una voce di memoria, e a seconda del tipo di operazione quella voce di memoria è divisa in campi diversamente. Allora, piuttosto che stare a giocare con i bit, è meglio di fare un'unione che stabilisce cosa significano le varie parti. Oppure ci possono essere delle strutture che hanno una parte variabile, per esempio strutture che a seconda di un tipo hanno una seconda parte che cambia i campi. Quindi voi fate una struttura che ha un tag, un'etichetta di tipo, e poi a seconda del tipo dell'etichetta avete una union con tutti i possibili formati che seguono. Quindi ad esempio abbiamo libri e CD va bene, e per i libri è previsto il numero di pagine, per i CD la durata del libro dipende da quanto siete veloci come lettori, no? Cos'è un puntatore a puntatore? È un campo che contiene un indirizzo di un campo che contiene un indirizzo di un dato. Potete iterare tutte le volte che volete fino a 3 livelli di asterisco sono abbastanza comuni, oltre il terzo livello è raro, però fino al terzo livello si trovano comunemente nei programmi. E scusa? Ho sentito che sembrava un commento. Allora, vabbè, lì fa vedere un po' di cose. Un caso tipico ecco, per esempio, volete ordinare un array di strutture, avete un array di strutture, n strutture, 100 strutture, 100 elementi, ognuno dei quali è lungo un k, quindi in realtà state giocando con 100 k di roba. Il metodo naif è quello di fare l'ordinamento, e quando dovete invertire due elementi fate il gioco dei bussolotti con quello di transito, ma in realtà fate 3k di spostamenti per invertire due elementi.
Questa è la maniera naive. Se volete farlo in maniera furba, cosa fate? Prendete un vettore di puntatori, all'inizio fate puntare ordinatamente il primo, il secondo e così via. Poi, quando dovete fare l'ordinamento, invertite solamente i due puntatori. Se rileggete il vettore, non gli elementi che rimangono nello stesso ordine, ma quelli puntati dal vostro vettore di puntatori, li troverete alla fine ordinati, con la differenza che invece di spostare un K alla volta, spostate 12 byte. Ce ne vogliono 4 per un puntatore, 4 per l'altro e 4 per il temporaneo. Tu? Ah, grazie. E questo è il campanello di casa. Ah, gli chiedono se può impiegare in una struttura. Ho il citofono collegato VoIP. Quindi se suonate a casa mia vi posso dire da qua chi è. Cosa? No, in realtà è molto mal sicuro perché nessuno saprà mai se sono in casa o meno. Basta collegarsi in chat. Perché? Se a lezione si sa che... Se sono a lezione si sa che sono a lezione, ma ci potrebbero essere i miei familiari, ma... No, la presenza mia, un indirizzo di rete è proprio poco indicativa di dove io sia realmente. Il trace route è difficile che riesca a individuarmi. D'altronde uno dei miei temi di ricerca sono le reti virtuali, non è che abbia molta difficoltà a comparire in un punto della rete quando in realtà sono in tutt'altro punto della rete. Allora, insisto, può che sia uno dei miei figli che era giù al portone, ha salito le scale, adesso suona in casa. Allora, la differenza fra unione e strutture è che se avete un'unione con tre campi, che ne so, interi, su una macchina 32 bit, l'unione occupa 32 bit, 4 byte, quindi nominare il primo, il secondo, il terzo intero in realtà non cambia nulla perché sono sovrapposti e rappresentano la stessa area di memoria. Nella struttura le tre intere sono uno successivo all'altro, quindi la struttura diventa 12 byte e voi potete avere i tre campi. Avere un'unione con campi uguali non è molto comune perché non uno potrebbe usare solo a fini, diciamo, dichiarativi, perché ora l'intero mi serve perché è il mio numero di scarpe, dopo il mio numero di telefono, allora uso nomi diversi. Ma a questo punto tanto vale fare un alias, se fate sharp define, o chiamate con un nome l'altro. Invece è molto usato quando avete proprio delle strutture di tipo diverso o dei campi di tipo diverso che devono risiedere nella stessa locazione di memoria. Come dicevo prima, volete guardare la rappresentazione di un intero, voi prendete un'unione e fate un'unione che comprende due campi, uno è l'intero e l'altro un vettore di 4 caratteri, vengono sovrapposti, quindi in una macchina 32 bit il primo byte del vettore sarà il primo byte, nel senso primo byte nella rappresentazione dell'intero e così via per gli altri 4 byte. Ok, torniamo ai puntatori di puntatori. È possibile, quindi lei si è collegato con il tunnel laggiù, si è collegato con il tunnel SSH per arrivare a IRC? Ecco. Cosa? Come? Da una finestra. Ah, perché ha un gateway di un browser verso IRC. Ha un gateway web, usa? No.
Ah, che cosa usa per collegarsi? Dove si è collegato? Che, qual è l'URL che ha usato? Web chat. Quindi è un gateway web verso chat. Perché se no bisognava fare l'apertura della porta 667 come abbiamo visto l'altra volta. Ok, quindi qui dicevo, puntatori e puntatori possono essere utili per fare questo ordinamento che abbiamo qua sul lucido senza scambiare veramente i dati in memoria, ma scambiando i puntatori. Vabbè, e qua secondo me, vabbè, qui faccio un MySort, che però, ecco, ovviamente si poteva usare QSort che abbiamo visto prima. Questo è un array triangolare, da qualche parte ho fatto ancora capo numerico, risoluzione di matrici, di vettori e di sistemi lineari in maniera numerica. Sì. Allora capita di avere degli array triangolari, delle matrici triangolari. Per esempio avete fatto la fattore funzionale R da qualche parte, sono delle matrici triangolari. Se voi normalizzate una matrice triangolare all'interno di una matrice quadrata, buttate via circa la metà degli elementi, no? Perché sapete già che è triangolare, in realtà un po' meno della metà perché avete la diagonale. Si può fare di meglio? Sì, invece di fare una matrice, se fate un vettore di vettori, un vettore bidimensionale, avete n quadro elementi. Invece facciamo una cosa, facciamo un vettore di puntatori a intero, per esempio. E in questo vettore, e ad ogni vettore di puntatori intero assegniamo un vettore che abbia lunghezza diversa. Nel primo caso avrà un elemento, poi due, poi tre se la matrice è inferiore, e così via fino al massimo degli elementi. Ok? Intanto questo vettore iniziale che tipo avrà? Ho detto che è un vettore di puntatori interi, quindi sarà un puntatore di puntatori interi. E poi quale sarà la sintassi per accedere al singolo elemento? Nelle matrici quadrate, quelle classiche, la sintassi, se volete accedere all'elemento IJ, è scrivere V aperta quadra I, chiusa quadra, aperta quadra J, chiusa quadra. E nella matrice triangolare, prendete, se voi fate in questo vettore verticale delle righe V aperta quadra I, ottenete un puntatore all'altro vettore. Ma allora si può fare aperta quadra J, chiusa quadra. Quindi la sintassi è identica. Ok? E questo è un caso tipico di questi vettori. Non dico ora perché sto bene di allora. Ora l'abbiamo visto con una matrice triangolare, ma come fate con una matrice triangolare che ha le righe di lunghezza diversa? Potete farla con i vettori di stringhe. Voi potete fare un vettore. Ogni elemento di questo vettore contiene un char star, cioè un puntatore a carattere, che in realtà ha attaccato non un carattere, ma una stringa. Ogni stringa con il suo terminatore, ma le varie stringhe possono essere di lunghezza diversa. Ok? Quindi voi potete avere, per definire, char star, che ne so, RMSG uguale
segmentation fault. Virgola, fast error, virgola, più ne metta, division by zero, e così via. Se andiamo a vedere in memoria com'è questa struttura, com'è? Beh, è un vettore di puntatori, attaccato al primo puntatore c'è un vettore di carattere con SS e segmentation fault 0, poi c'è val server 0. Questi possono avere lunghezza diversissima. Ok. Un caso di stringhe fatte esattamente così sono i parametri del main. Il main in C è una funzione come tutte le altre, ma dei parametri standard. Ritorna un intero, ok, int main, ha come primo parametro il numero dei parametri, ok, e come secondo parametro i parametri. Attenzione che il nome dell'eseguibile fa parte dei parametri, quindi argun di 0 è lo stesso nome dell'eseguibile. Se voi chiamate un eseguibile come ls-l barra c, ritroverete tre parametri, il primo sarà proprio ls, il secondo meno l e il terzo sarà barra qc. Ok, e vedete che questo cluster argv aperta qua ovviamente questo oggetto qua è esattamente come quello. Alcuni scrivono, alcuni autori di programmi lo scrivono anche come char star star argv. È corretto perché è un doppio mutatore a carattere. A me piace più questa scrittura perché dà più l'idea, guarda che tornerà il vettore delle stringhe. Ok, con voi ho parlato di BusyBox che fa tutti i comandi da solo, no, ho parlato nell'altro corso. Ecco, BusyBox riconosce, è un unico eseguibile, riconosce se fare ls piuttosto che find piuttosto dalla di 0, perché quando parte leggere questa volta come mi hanno chiamato, ma sono tanti comandi che fanno questo anche senza arrivare a BusyBox per gli embedded. Potete vedere che in molti sistemi comandi tipo compress, uncompress, pickup sono, sono, è un programma che serve per comprimere e decomprimere i dati, dipende se lo volete la compressione, la decompressione, la decompressione, il pickup fa la decompressione e mette l'output in standard out. È inutile che siano programmi completamente diversi perché è sempre quel compressore e decompressore che di volta in volta deve fare qualcosa di leggermente diverso, quindi fanno un solo eseguibile e decide che cosa fare a seconda di come viene chiamato. Ah, scusate, la keyword const. Const dice a una funzione. Buonanotte. Const dice a una funzione che il parametro è da considerarsi costante. Vedete che ad esempio cost in k, se uno poi prova a cambiare k, si arrabbia. Cost int star m, si arrabbia se uno prova a cambiare il puntato, non il puntatore,
Infatti costing K non viene mai usato, perché che senso ha? Viene già passato per valore, non può creare degli effetti collaterali se il programma all'interno cambia il valore. Mentre invece quando si passa una stringa, quando si passa un puntatore alla struttura, mettere la const significa sapere che il compilatore ci darà un warning se per caso, per errore, siamo andati a modificare qualcosa che consideriamo costante. Ok? Quindi passiamo una stringa. Se voi guardate il manuale, se guardate il manuale, no, ho sbagliato qui. Che ne so, lo stesso manuale di Strecopy, vedete che lei dice char star dest const char star source. Cioè dice: caro programmatore, stai tranquillo, il lato destinazione verrà modificato, ma il lato della stringa sorgente rimarrà non variato. Se data una signature, una dichiarazione di una funzione fatta così, ok, dato questo, poi nell'implementazione per errore andiamo a modificare, facciamo un'istruzione come modificare source, abbiamo il warning. (Ride) 5:10, direi che è il momento giusto per 5 minuti 5 di pausa e ci riconvochiamo. Ovviamente non è che sia la rete questo, ho dovuto fare un tunnel con la rete a una VPN e infatti è successo. Potrei farvi mettervi anche la telecamera sullo studio per farvi vedere che effettivamente c'è accesa, ma non ho pensato a caso, quindi potrei violare la privacy di qualcuno. Infatti lì il salto sicuramente qualcuno che sta guardando la televisione. Le mappe sottostanti, purtroppo il sensore è al sole, però questa è la temperatura, questa è la luminosità esterna e questo è il consumo istantaneo del consumo elettrico, corrente elettrica nella casa. E i picchi che vedete sono gli elettrodomestici che fanno i loro servizi. Tipicamente due picchi affiancati, quelli di ieri sera per esempio, sono la lavatrice che ha la scala l'acqua all'inizio e la seduta alla fine. Viene controllato, a casa mia si è provato ad accendere la matrice della lavastoviglie assieme, il sistema si accorge che sta per andare in sovraccarico, me ne spegne uno di telefono in segreteria e dice: ho dovuto staccare la lavatrice. Ok? E poi adesso potrei collegarmi, c'è anche l'interfaccia telefonica, per cui avete il menu e con il menu potete accendere le luci, spegnere le luci, accendere la lavatrice e fare ancora fuori. Ok? L'hardware è stato saltato con le manine, saltato sul circuito stampato a mano, firmware mio e software completamente mio. Ovviamente è stato pubblicato, chi lo vuole replicare per l'hardware. Ho depositato lo schema elettrico con una firma a marca temporale e quindi di fatto se qualcuno provasse a fare un brevetto sopra dimostra che c'era prima e quindi invalido brevetti di altri. Voglio che tutti possano utilizzare la conoscenza, ma non voglio che qualcuno utilizzi la conoscenza a mio discapito. Ok? Ma c'è anche, ad esempio, ci fate di qua, vedete, questa è la luminosità, la primo grafico di oggi, poi c'è la settimanale, la mensile e l'annuale. Vedete l'annuale che è d'estate, le giornate sono più lunghe e le mani sono più corte. Ok?
Quindi si può vedere che gli inverni più luminosi e meno luminosi analizzando lo stream temporale. Ok, questo è un po'. Se vi divertite a fare queste cose, vi ricordo che c'è la DM Staff, un gruppo di studenti che oltre le lezioni fa anche altre attività. Adesso c'è, abbiamo parlato della riprep, della stampata tridimensionale che è capace di stampare se stessa, quindi è capace, c'è un progetto di software di hardware libero di una stampante, sapete cosa sono le stampanti 3D? Stampanti che fanno delle cose solide, è capace di costruire i pezzi per costruire un'altra stampante uguale a se stessa. Ok? E cioè, ho lanciato la sfida sulla mailing list e oggi in mensa un mio studente, una coppia di miei studenti hanno detto che hanno già incominciato a costruirla. Andiamo a vedere. Ci possono essere tante cose divertenti da fare. E ho fatto un piccolo guaio. Va bene, però abbiamo risolto problemi peggiori. Volevo chiudere questo, invece ho chiuso, non so più fare. Ovviamente lassù nell'URL c'era una forza locale perché ho fatto un tunnel in casa mia sulla rete locale privata di casa mia, non è che chiunque da web possa andare a vedere le luci che ho acceso o andare a curiosare attorno per casa mia. Ok. E in realtà tutto nacque e la cosa che tanti anni fa, sapere che avevi affacciato al sistema telefonico la lavatrice faceva ridere, ormai non fa più così effetto, ma era stato dettato da una necessità. Io ho la lavanderia a un piano, c'è la lavatrice, e la cucina a un altro. Provate ad avere dei figli piccoli, avere la lavatrice che va e il latte da scaldare perché il bimbo piange, e si diventava matti perché bisognava corri giù, spegni la lavatrice, corri su, accendi il microonde, poi quando è finito il microonde corri giù perché sennò la roba non è lavata. Ok, ho deciso, no, devo inventare qualcosa, devo fare qualcosa per risolvere il problema. Quindi, ma guardate, c'è una frase famosa direi di Stallman che dice: ogni buon programma nasce da un'esigenza. Non è che uno possa inventare un programma, una soluzione così per caso. Ha un problema, e la differenza tra un informatico e un non informatico è che l'informatico fa fare al sistema ciò che vuole, quindi piega il sistema alle sue esigenze. L'informatico si piega alle esigenze del sistema. Ok? E non deve mai succedere, ci deve sempre essere dietro un buon informatico che crea il sistema secondo le esigenze. Torniamo a noi, eravamo arrivati alla password const. Perché cambiare la pagina? È arrivato anche l'indicazione di dove è DM Staff su Wiki. Comunque adesso c'è anche una mailing list che si chiama ADM Staff FCS Uniwiki. Però qua ho fatto continuo e non me la carica perché me la sta caricando in un'altra parte, non so perché. Questo è un fenomeno.
lo spiego qua, vedi? Eravamo qua, che avevamo fatto vedere che c'era pulsatori costanti, se vi per dire che non cambiate il valore. Poi invece qua puntatore a funzione, come il nome di un vettore senza le parentesi quadre indica una costante di tipo puntatore a una costante di tipo puntatore a tipo indicato, se voi avete una funzione e nominate la funzione senza le parentesi tonde, voi in realtà avete una costante di tipo puntatore a una funzione. Quindi voi potete passare una funzione a una funzione, potete passare il puntatore a una funzione a un'altra. Qual è il tipo di questo oggetto? Per esempio, quella indicata in figura è una puntatore, una funzione che prende due parametri interi e ritorna un intero. Notate le parentesi, se non avessimo messo le parentesi sarebbe stata una funzione che prende come argomenti due interi e ritorna un puntatore intero, mentre invece con le parentesi così ritorna un intero, ma quello che abbiamo è un puntatore a funzione. Ok? Mi scuso per il guaio che era successo. Anche nel numero di famiglie, va bene, qui c'è un esempio in cui si fa il confronto. Altro esempio, e questa è la funzione QSOFT che abbiamo visto prima. Come vedete, l'ultimo parametro è una funzione che confronta due large star, quindi potete metterci una funzione che confronta due stringhe, due strutture, due quello che volete. E quel sort chiamerà la funzione di confronto, quella funzione di confronto deve ritornare 0 se le due oggetti sono uguali, minore di 0 se il primo è minore del secondo, maggiore di 0 se il primo è maggiore del secondo. Quindi facendo così la funzione riesce a ordinare gli elementi. Cosa significa confrontarli rispetto a voi? A seconda della funzione che mettete, indicate cosa significa il confronto e quindi qual è l'ordinamento? Questo è l'esempio di uso. Le stringhe sono sempre cioè array di caratteri, quindi si racchiudono fracci doppi, quindi il linguaggio riconosce le stringhe solo per le costanti. Quella scritta che vedete in fondo, la penultima riga e il secondo esempio sono esattamente la stessa cosa, cioè char str di 10 e aperta graffa unix 0 oppure quello in fondo con virgolette, unix virgolette, sono esattamente la stessa cosa. Potete anche omettere l'ampiezza del vettore, viene, se c'è una stringa, assegnata una stringa, viene automaticamente calcolata la lunghezza della stringa. Nella lunghezza della stringa dovete sempre considerare anche il carattere di terminazione. Nella libreria ANSI standard, accessibile tramite header, string.h, ci sono tante funzioni per accedere alle stringhe. Calcolare la lunghezza di una stringa, strlen, copiare stringhe, l'abbiamo già visto, strcpy, copy, concatenare stringhe, strcat, confrontare stringhe, strcmp, e guarda caso allo stesso output della funzione che vuole la QSOFT per fare l'ordinamento. Se le stringhe sono uguali vi ritorna 0, se le stringhe sono diverse è diverso da 0. E così potete già metterlo all'interno di un if,
se mi dà 0 vuol dire che sono uguali, se mi dà diverso da 0 sono diverse. Però se volete vedere se la prima è minore della seconda, la prima è maggiore della seconda, guardate il segno del risultato. E questi sono gli esempi. La lunghezza, la libreria C definisce un tipo size T che in realtà è equivalente a un signed int, però è bene usarlo perché dà l'idea di che cosa, qual è la funzione, qual è lo scopo di quell'intero, rappresenta un site. Vedremo che nei sistemi operativi, nel kernel e anche nelle funzioni, nell'accesso alle system code esisteranno tanti di questi tipi. Che ne so, PIDT, il tipo che rappresenta un identificatore del processo, time underscore T, oppure group underscore T, sono tutti interi. Però se le chiamate per nome, per esempio time T, per ora è un unsigned int. Prima che finiamo i 4 miliardi di secondi, time T verrà messo a un tipo più ampio. Se avete usato time T, il vostro programma sopravviverà anche ai 4 miliardi di secondi. Se avete messo unsigned int, cessa di funzionare. Quindi per fare i programmi portabili scrivete i tipi come devono essere scritti. Anche se vi appare semplicemente un sinonimo. Strict copy fa la copia. Ecco, quello è un bug tipico. La strict copy, la mem copy vogliono apparire come un assegnamento. Quindi la destinazione è il primo parametro e la sorgente è il secondo parametro, non viceversa. Quindi l'errore tipico è pensare copio A e B, faccio strip copy A B. No, provo a copiare A e B, devi fare strip copy B A. Ok? È un errore di quelli classici. Ancora libreria, praticamente il linguaggio l'abbiamo più o meno finito, stiamo parlando della libreria. Abbiamo standard input.h, che è la libreria per fare input output. Ci sono tante belle funzioni, fra cui la printf, che conosciamo già. La printf è una reminiscenza del for. Infatti l'idea di avere un formato per stampare era diffuso in forza. Avete la stringa del formato e poi i campi. È una funzione a numero variabile di parametri. E ci supporta anche le funzioni a numero variabile di parametri. E dopo c'è una, anche quello tramite libreria, c'è una libreria apposta, vediamo come si fa. I parametri ci sono all'interno del formato dei parametri di editazione, che sono indicati con percento seguito da una lettera. A seconda della lettera dite che cosa volete. Per esempio C vuol dire un carattere, quindi si aspetta un intero. D è un intero. X l'intero ve lo fa vedere in forma esadecimale. O ve lo fa vedere in forma ottale. F si aspetta un floating point, e lo fa vedere in notazione scientifica, quindi mi scrive il numero E seguito da un altro numero, quella E significa per 10 alla. Se mettete G, formato G, è la notazione come le calcolatrici scientifiche. Se ci sto senza l'esponente lo scrivo solo con i decimali, se non ci sto metto E e l'esponente. Avete in mente le calcolatrici, se scientifiche, se andate oltre la rappresentazione non ci sta, vi aggiunge il E e l'esponente del 10. S è una stringa, U è un unsigned, se
se dovete stampare un per cento, ricordatevi che dovete mettere due volte per cento, se ne stampa uno. Ovviamente man print test vi dà tante altre indicazioni. Potete mettere dei caratteri speciali, ma questo lo potete mettere all'interno di ogni stringa. Reverse slash b è il backspace. Reverse slash n è il new line, carattere 10. Carattere new tab, carattere 8. Backslash, la quote, e se dovete mettere un carattere che non è altrimenti specificato, potete mettere reverse slash e tre cifre ottali, oppure x e due cifre decimali, e riproduce quel carattere lì, anche se non c'è più la tastiera. Ok. New line. La libreria si rifà al, ormai è standard avere come new line il carattere 10, ma c'è stata una diatriba notevole, perché per tanti anni Macintosh fino alla versione 9 usò il carattere 13 per fare il cercato una fine linea, e MS-DOS e tutti i derivati per non saperne leggere né scrivere volevano il 13 seguito dal 10 per fare la fine linea, e quindi quando facevate la versione scene dipendeva da dove eravate l'output che si otteneva. Ormai è abbastanza diffuso usare 10 come fine linea. Questo è l'uso di printf. Una cosa importante, fra l'accrescente, il numero e la lettera potete mettere l'ampiezza del campo. Quindi se mettete per cento 10D avete un intero e viene stampato su 10 caratteri con l'allineamento a destra. Se volete l'allineamento a sinistra dovete scrivere per cento meno 10D, allora avete l'allineamento dall'altra parte. Uno sospetta che per le stringhe il default sia a sinistra, no? Il default è sempre a destra, quindi normalmente con le stringhe si mette l'ampiezza negativa con gli interi si mette l'ampiezza positiva. Per il floating point potete vedere che le scritte di tipo per 110.4f significa che l'intero campo è lungo 10 caratteri e ce ne sono 4 o qua vero, quindi avete 5 caratteri per la parte intera. La punto decimale è 4 dopo la virgola, in sé dovete contare anche il punto e il carattere, insieme fanno 10. Questo si usa per esempio se dovete fare delle tabelle allineate in output. Scanf è uguale del printf, serve per leggere i dati. Potete leggere interi, float, stringhe. Quando fate le stringhe le separa automaticamente al primo blank o tab. Questo l'abbiamo già visto, numero di argomenti, array di argomenti. Questo è una specie di echo. Sapete il comando echo? Echo PHP. Cosa? Si usa in PHP. Si usa in PHP, ma si usa anche in Bash, negli scritti Bash. Echo mette in output i propri parametri. Quindi è un po' come la print per degli script. Perché i parametri potrebbero essere anche delle variabili della Bash, della shell. Prima di chiamare il programma echo, le variabili vengono istanziate al loro valore e poi fa la print. Vabbè, qui c'è l'esempio. Questo vi fa vedere un uso abbastanza tipico, cioè è standard ormai nei sistemi Unix che se chiamate un eseguibile con i parametri sbagliati la risposta sia
usage con un piccolo help di come andrebbe usato il comando. Ok, è normale, se voi sbagliate scrivete proprio i parametri di un comando, vi viene dato come risposta, usage è un esempio di come lanciare. Esiste una libreria, non è qui nei lucidi, ve lo dico per vostra conoscenza, che si chiama getOpt. La libreria getOpt serve per elaborare i parametri nel formato tipico. Unix, lo sapete, ha i parametri che di solito vengono. La sintassi tipica di Unix è verbo, complementi di vario genere e l'ultimo il complemento oggetto. Cosa fare? Come, perché, quando? A cosa? Ok? E questi complementi diversi dal complemento oggetto hanno la specificazione con meno e una lettera, o ultimamente anche di nuovo lettera, meno meno è una specifica più estesa per indicare cosa significa quel parametro. Se usate la libreria getOpt, la libreria getOpt vi fa mettere nella sua forma antica una stringa con tutti i possibili parametri che volete e fate un loop e vi decodifica uno per uno tutti i parametri. Ok? Nella sua forma più moderna è getOpt long. Mettete un array di strutture con tutti i parametri possibili e automaticamente vi decodifica tutti i parametri, cioè fate un loop, fate un ciclo di loop per ogni parametro, vi dice quale parametro trovate con che argomento e voi decodificate la linea comando. Comunque guardate manche top e trovate queste cose. Preprocessore lo conoscete, ho detto che è un editor automatico. Abbiamo già visto l'include che serve per includere un file che contiene delle definizioni utili a collegare altri soggetti, possono essere librerie o possono essere altri vostri soggetti. A due sintassi, se mettete le parentesi angolose, vuol dire che state cercando un include standard, o meglio, un include che è nell'attuale path, nell'attuale cammino di ricerca degli include. Come per gli eseguibili, anche i compilatori hanno un cammino di ricerca dove andare a cercare file di inclusione, che potete anche modificare. Se mettete le parentesi angolose va a cercarlo nelle directory standard. Se mettete le virgolette lo va a cercare nella directory corrente. Ok? Define. Potete definire delle costanti che non devono essere costanti numeriche. Per esempio, vedete lì in fondo che è stata definita la costante print mappata su printf. Quindi quando voi scrivete print maiuscolo chiamate la printf. Potete anche definire delle macro. Le macro appaiono come funzioni, ma viene fatta una sostituzione testuale, cioè prima di compilare a max viene sostituita la parte destra. Attenti alle parentesi e attenti anche agli effetti collaterali, perché ponete di chiamare il massimo fra A e B++. Se per caso il massimo è B, B di B è incrementato di 2, e sostituendo testualmente dice è un esito, scrive se A maggiore di B più punto interrogativo A di B più. Ok? Quindi se B viene incrementato una volta mentre fa il confronto e una volta quando fa l'assegnamento.
Infatti qua c'è l'errore. Compilazione condizionale. Nel codice potete avere if, potete avere else if. Condition sono condizioni che, attenzione, devono essere basate solamente su costanti. Non potete prendere variabili, perché il preprocessore non sa nulla delle variabili del programma che state scrivendo, però conosce le costanti che avete scritto. Per esempio, vi fa vedere, vedete, define England, France, Italy, e a uno la variabile France, e a seconda della nazione viene inclusa l'input file specifico, e quindi il codice verrà fatto apposta per quello. Voi, sembra strano, ma ad esempio se prendete codici per esempio driver telefonici che devono collegarsi alla telefonia analogica, i toni che vengono dati dal libero al telefono in Italia, in Francia e in Inghilterra sono diversi, e quindi ci vuole l'input simile per fare la decodificare se è libero o fa. Per esempio, caso tipico, avere una costante debug e inserire nel codice delle stampe di controllo del codice di debug e si lascia lì. Semplicemente quando si compila per l'utilizzo basta non definire la costante debug e il codice non avrà nessuna stampa di controllo, sarà ottimizzato, non avrà nulla di più né eseguibile, ma voi avete tutto il codice da riattivare se qualcosa va storto, se volete fare un controllo, ok? È possibile usare la if-def, mentre la if fa le condizioni. La if-def controlla semplicemente se una costante è definita o no. Potete anche definire le costanti prive di valore, e allora c'è solo l'indicazione è definita o non è definita. Undef può come si dice? Definire, togliere la definizione di una costante. Una macro può anche essere settata a tempo di compilazione. Se come parametro mettete meno di debug, vuol dire che accendete la costante debug, quindi il compilatore è come se nel codice si fosse sharp define debug, ma lo fate da linea comando. Per esempio, proviamo andare a vedere qualcosa di interessante. Quindi si chiama piccione, questa è la macchina, queste sono, è la collezione autunno inverno dei kernel del 2010, e andiamo a prenderci uno degli ultimi.
36 e 17. Queste qua sono il punto di partenza della gerarchia di un sorgente di un kernel di Linux. Quindi possiamo andare a vedere, andiamo a vedere un file a caso, entriamo dentro. Voi dite, ma dentro il kernel c'è una directory kernel. Quello è proprio la parte centrale del kernel. Qui dentro c'è lo scheduler, qui dentro c'è la gestione. Vedete sket, che è lo scheduler. Andiamo a vedere lo scheduler. E qui vedete varie, notate, schedule termato, avete stop by Andrea Arcangeli, vostro ex collega qua, quindi qui ci sono un sacco di include, notate che c'è solo un create trace point, poi ci sono delle define, strutture. Ecco, if def, vedete quella parte lì è una, c'è una funzionalità che sarà creata, sarà correlata a delle estensioni real time RT, e quella funzione viene compilata solo se è stata accesa quel flag. Ok? Vedete, quella funzione lì c'è solo se stiamo compilando un kernel con le funzionalità multiprocessore, SMP, Symmetric Multiprocessor. Quindi se abbiamo una macchina, se non abbiamo quella funzione accesa, quel flag acceso, il kernel di Linux si riconfigura per una macchina monoprocessore. Ora, pensate al kernel di Linux che funziona su questo telefonino. Non è che hanno messo tutto il codice multiprocessore perché tanto Linux ha codice multiprocessore, qua avrebbe tolto memoria e non serviva niente. Ma questo, il sorgente del kernel che è quello, semplicemente è stata spenta quella flag e tutta quella parte del codice è sparita. Tra l'altro, questi sono i sorgenti puri. Adesso ne guardo in una l'ho compilato per user mode Linux, quindi prendiamo questo, anzi sapete che cosa, ecco, facciamo finta di compilarlo, così vi faccio vedere Linux 36 17 Linux 36 test, poi faccio cd.scalacchio.com, cioè sto copiando l'intera gerarchia in un'altra in modo che dopo la butto via, ci metto un attimo perché non so quanto sia esattamente, ma sono 60 mega di sorgenti compressi, saranno 250 mega di sorgenti decompressi, non è un giochino. Volevo farvi vedere come si fa a configurare, perché uno dice come fai a ricordarti tutte le costanti a mettere a posto. Cioè cd.exclamativo.com è un'abbreviazione, serve per dire fai il comando cd e prendi come parametro l'ultimo parametro del comando che si deve ricordare. Scocciava a tornare a scrivere, vedete che si è copiato, scocciava a tornare a scrivere nel 2.7.6 test, così se io faccio make-config e dopo parliamo del make, compilo un po' di roba che gli servono a lui per l'interfaccia e poi ho un menu in cui dico cosa voglio e cosa non voglio. Per esempio, andiamoci nella startup,
voglio che mi venga specificato che i driver sono incompleti. Non so cosa vuole dire, nessun problema. Help, e mi dice, questo lo deve attivare se... crossover to prefix, questo tra l'altro è nuovo. Dovete compilare il kernel sulla macchina X, ma per la macchina Y potete dare il prefisso dove il compilatore può trovare tutti gli strumenti per compilare per la macchina Y. Va bene, volete l'interpose communication e così via. Questo per il generale, poi ovviamente si va sempre più nel particolare. Guardiamo per esempio il device driver, guardiamo qualcosa che possa essere interessante per voi. Vediamo, ecco, schede di rete, quale scheda di rete volete che venga messa? E qui scegliete scheda di rete per scheda di rete, questa sì, questa no, e poi dite questa. Se metti, così queste non ci sono, l'unica scheda di rete riconosciuta è questa Intel Gigabit. Se invece volete, potete anche mettere, se mettete così vuol dire che volete che venga compilato con, cioè non fa parte del kernel, ma se ne avete bisogno potete dinamicamente caricarla o scaricarla. Ma tutte queste cose qua, ok? Tutte queste cose qua, quando le fate, quando è arrivato il fondo, dice, va bene salvare? Sì. Guardate che cosa c'è in questo file tutto con di punto config. Ci sono un sacco di dichiarazioni che poi verranno trasformate in define. Tutte queste verranno trasformate in define. Queste non sono ancora in formato C. Quindi vengono automaticamente trasformati in define e decidono quali pezzi di codice entrano e escono, cosa ci deve essere messo e cosa no. Ok? Quindi, così facendo, c'è un solo sorgente del kernel che usiamo tutti, che tutti guardiamo, che tutti miglioriamo, che tutti correggiamo. Però si configura per tante applicazioni, tanti usi, tanti ambienti diversi. Ok, quindi con Arcangeli ci vediamo sabato. Se volete vedere Arcangeli lo vedete a Modena nel primo pomeriggio che parlo al Linux Day di Modena. La mattina a Modena c'è Zacchironi, che è il Debian leader. E la sera vanno tutti a mangiare borletti. Io non so se sono ancora in condizione, anche perché i borletti sono fatti con lo strutto e io sono vegetariano, quindi è un po' critico per me. Allora, prima di scordarmi, faccio cancello, come si chiama? 37. Allora, andiamo a vedere. Vedete, dopo aver fatto make-config, bastava fare make e si faceva il kernel. Dato quel volume di cose, dipende che processore avete, che macchina avete, però aspettatevi che una buona mezz'oretta ci voglia per ottenere tutto l'eseguibile. È ovvio, se avete un i7 a 6 core come un vostro collega dell'ultimo anno mi ha detto di aver appena comprato, ci mette meno. Se avete il Celeron 900 ci mette di più, però un ordine di grandezza giusto è una mezz'oretta. Chi è che mi chiamava? Questo è quando diceva sabato, diceva questo sabato. Sì, sabato, questo sabato è la giornata in cui per ora in 128 città italiane c'è il, come piace chiamarlo, GNU Linux Day.
sottotitolo è Giornata Nazionale per la Divulgazione del Software Libero e del software libero e del sistema operativo GNU Linux. No, è diverso. Giornata Nazionale per la Divulgazione GNU Linux e del software libero. E a Bologna siamo al CNR di Via Covetti, a Ferrara a Ingegneria che sta in Via Saragat, a Modena siamo nel Dipartimento di Fisica che sta vicino alla Via Vignolese, non so dove. Se guardate comunque, cercate qualcuno con Linux 6, vi arriva la mappa italiana e facendo zoom vedete, avete tutte le indicazioni del caso. Domani sera, dopo la lezione del pomeriggio, vado a Siena, dove lì parlo a Siena. Poi il sabato faccio Ferrara, Bologna, Modena e Bologna. Che ho. Alle 10 parlo all'Università di Ferrara, a mezzogiorno all'Università di Bologna, alle 2 parlo all'Università di Modena. E poi dalle 3:30 in poi sono all'Ipercop Lame a fare il promoter del software libero supermercato. Non sto scherzando. Abbiamo ottenuto questa cosa dalla Coop Italia, che e tra l'altro ci sarà anche un ciclo di conferenze fatte dalla Coop Italia, e poi la successiva stiamo tentando di convincere, non abbiamo mai detto questa cosa, stiamo tentando di convincere la Coop Italia di vendere macchine senza il sistema operativo. In realtà ci dicono i commerciali che non riescono a tenerle in esposizione, al massimo posso tenerne una in esposizione, se si riesce a fare si farà su richiesta, cioè si guarda la macchina e si dice voglio questa macchina, in tempo qualche giorno viene consegnata, perché per loro è costoso fare magazzino di queste macchine. È comprensibile, se lo fanno così mi va già bene, non è che voglio obbligare. Però almeno non pagare la tassa a Microsoft chi non la vuole pagare, ma anche chi vuole usare il software proprietario. C'è stata un'intera epoca in cui vendevano le macchine con Vista e tanti sapevano, Balmer compreso, che Vista non funzionava. Quindi la gente dice perché mi dai Vista? Io voglio XP. No, ti devi prendere Vista. Ora, è libertà anche quella. Quella, anche se siete amanti del software proprietario, che almeno possiate avere il software proprietario che vi serve, quello che volete, non quello che vi impongono, ok? E quindi uno può, dico che lo sapeva anche Balmer, perché alla presentazione di Windows 7 ha detto lui stesso le parole, ecco vedete finalmente un Windows che funziona, ed è l'amministratore delle telecamere di Microsoft, non è qualcun altro. Allora, facciamo basta così. Allora, noi ci vediamo domani mattina. Mi ha chiesto di spostare le